Va ora in onda Questione di Sguardi, a cura di Maria De Nicola. Questione di Sguardi, un attimo così, così, lunatico, così, così, fantastico, così, così. Ciao Max! Ciao carissima Maria, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Oh. Quando siamo qui va sempre bene. Ma certo, anche perché partiamo con una puntata, come dire, che si muove su diversi binari, direi. E che tocca, diciamo, delle corde di novità che a me, ma anche a te, presumo, piacciono particolarmente. Perché comunque quando ci si muove verso cose nuove per appunto sponsorizzare e anche sensibilizzare, soprattutto circa certi temi, è sempre cosa buonissima. Sì. Poi quando parliamo di novità editoriali, la mia anima giornalistica si risveglia. Infatti ti ho visto anche particolarmente attivo già dal ciao, mi sono accorta che l'argomento poteva in qualche modo aver stimolato questa tua voglia di oggi fare la puntata, appunto. Eh sì, perché parliamo di una, forse sarebbe riduttivo, ma lo spiegheremo dopo, chiamarla così, però comunque di una rivista, di una pubblicazione nuova, insomma, che sta vedendo la luce proprio in questi giorni, che si chiama appunto Karma e che ha una particolarità perché, insomma, coinvolge degli, come dire, redattori che con sindrome dello spettro autistico e che quindi, insomma, ci ha incuriosito parecchio, anche perché è una rivista bella colorata. Io ho avuto modo di... Sì, infatti, noi l'abbiamo visto un po' in anteprima. Colore, sicuramente il colore e la grafica sono stati una scelta proprio mirata e incuriosiva anche la combinazione che una persona può pensare che la persona con sindrome autistica abbia difficoltà con il discorso del linguaggio, sì, invece... e anche di comunicazione. In realtà poi non è così, ma questo poi verrà spiegato nel corso della puntata. E infatti ecco qua che noi abbiamo collegato con noi Dario Verzulli dell'associazione Abruzzo Autismo Onlus. Benvenuto. Ciao Mary, ciao Max, ben trovati e grazie dell'invito, è per noi un grande piacere essere con voi. Avete già dato indicazioni molto interessanti su questa iniziativa, io sono a vostra disposizione degli vostri ascoltatori per dare ulteriori informazioni su questo progetto che è l'ennesima sfida che la nostra associazione pone come, diciamo, come stimolo nei confronti sia delle persone che afferiscono lo spettro ma anche della società che ci circonda. Proprio per rompere un pochino gli schemi, mi è piaciuto quello che hai detto tu, Max, o Maria, non mi ricordo chi dei due ha detto che, insomma, in genere lo spettro autistico viene associato alla difficoltà di linguaggio. Detto io, ma comunque siamo abbastanza in accordo io e Max. Diciamo che è proprio il caso di dire, visto che siamo in radio, che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ed è proprio questa una delle iniziative che ci ha, diciamo, fatto imbarcare in questo percorso, perché conoscendone tanti di ragazzi per tanto tempo, alla fine ci si accorge che ciascuno di loro può avere un potenziale. E abbiamo messo in campo una squadra, ecco, la redazione di questa testata editoriale, il nome formale ufficiale è L'Apostrofo A, dove la A sta per Abruzzo. E questo percorso ci è stato proposto dalla giornalista Germana Dorati, che è la titolare di questa testata editoriale, e è nata l'idea di sostituire la A di Abruzzo con la A simbolo di Autismo Abruzzo. Voi avete visto sulla locandina che c'è l'apostrofo, una doppia A. Sì. La doppia A richiama l'Abruzzo e quindi la testata giornalistica, ma la doppia A richiama l'autismo, l'Abruzzo, l'amicizia, l'accoglienza, l'assistenza, tutta una serie di concetti, di termini che noi vogliamo assolutamente considerare all'interno del nome formale della rivista. Il punto Karma Magazine è il luogo dove originano le idee, i racconti di questi ragazzi. Ecco, Maria aveva una domanda proprio impellente, vedo. Come mai delle scelte grafiche che sono state appunto adottate? Abbiamo parlato tanto del simbolo di una A che, insomma, funge un po' da lettera unificatrice di vari concetti. Ora mi soffermerei ancora di più sulle scelte grafiche. Abbiamo visto, ho avuto l'onore di vedere la rivista da vicino, ho spoilerato un po' di cose. Il numero zero. E ho visto che è molto colorata, quindi molto colorata attira proprio l'attenzione.
l'intenzione proprio anche a livello grafico? Beh, questa è stata proprio una decisione dei ragazzi e anche del direttore della rivista, la giornalista Michela Santoro, perché la copertina è piena di colori. E ieri sera, mentre uno dei ragazzi faceva la propria esposizione, in un momento molto critico e spiritoso ha detto ma io il mio colore è il nero. E allora gli abbiamo detto guarda che fra i vari tasselli c'è anche il tassello di colore nero, quindi cioè, tutti i colori devono essere considerati in questo progetto. Quindi il senso dell'A, che sono due A che si abbracciano, che si guardano e che si aiutano reciprocamente, è anche il simbolo che sostituisce la A del nome classico L Abruzzo. Allo stesso modo tutti i racconti, tutte le esperienze che vengono raccolte dalla rivista sono un concentrato di esperienze e di emozioni che vengono per la prima volta dal mondo autistico verso il mondo neurotipico. In parole diciamo, molto semplici, questa è la prima rivista che noi abbiamo potuto modo di vedere che anziché di raccontare e parlare di autismo è direttamente l'autistico che racconta il mondo neurotipico. Abbiamo ribaltato completamente il concetto. Questo è un po' quello che spesso dico quando affermo che non devono essere sempre gli altri i cosiddetti normodotati, anche se chi mi conosce ormai sa che odio questa etichetta, sì. ad avvicinarsi a noi, ma deve esserci proprio uno scambio. Sì. Come vedi Maria, è sempre questione di sguardi, esatto. Come dice il titolo della nostra trasmissione. Io direi però di fare una pausa musicale, perché la nostra regia sicuramente ha preparato qualcosa di puntuale. Attendiamo, come sempre, sicuramente. E poi ripartiamo proprio da qui. Esatto. Ottimo. Perché pensavo a te, c'è la tua maglia ancora sulla TV. Chissà se il libro che leggevi da me l'hai già finito da un altro. Avevo voglia di un po' d'aria, sono uscito di corsa. Dove ho la testa, forse nella tua borsa. Quella canzone che mi cantavi tu la sento sempre alla radio. Eri tu che mi hai detto non chiamarmi più in quell'ultimo messaggio. E ti hanno vista piangere per me, ma eri fuori di te, eri fuori di te. Dove sei ora? Dove sei ora? Dammi ancora una notte, un po' illegale mentre brucia l'estate. Morti mi le labbra che ho le ore contate. In cielo sono stelle scoppiate. Chi ti ama le volte ti manca. Se gira il carro, cosa strana fare a meno di te, non torni più come le Reebok Pump. Forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco. Eri tu che mi hai detto non chiamarmi più in quell'ultimo messaggio. Poi ti hanno vista piangere per me, ma eri fuori di te, eri fuori di te. Dove sei io? Mettimi il cuore in pausa. Dove sei ora? Dove sei ora? Dammi ancora una notte, un po' illegale mentre brucia l'estate. Mordimi le labbra che le ore contate. In cielo sono stelle scoppiate. Chi ti ama le volte
Questa era Karma, la canzone dell'estate dei The Colors, e infatti insomma ci è piaciuta particolarmente. La regia un po' di clima estivo, diciamo così. Sì, sì, sì. Ed è un po' attinente anche al titolo della nostra, della rivista che stiamo in qualche modo presentando. Perché Karma, mi verrebbe da dire e da chiedere anche al nostro ospite Dario Verzulli dell'associazione Abruzzo Autismo Onlus, se il karma sembra essere, cioè il clima sembra essere positivo, soprattutto alla luce delle parole che ha pronunciato il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, che era presente quando è stata presentata la rivista. Che sensazione ha avuto ascoltando le parole del presidente Pallotta? Allora, è stata una grandissima emozione, perché è stata la prima volta che ho avuto il piacere di conoscere il presidente dell'Ordine, e il quale ci aveva accennato della volontà di sostenere il nostro percorso editoriale. In conferenza stampa ha confermato la concessione del patrocinio, e avremo il logo anche dell'Ordine dei giornalisti dal numero 1, che sarebbe insomma l'avvio formale della rivista, e lui è rimasto molto colpito da questa iniziativa e ha tra l'altro scorso gli articoli, individuando anche dei contenuti e delle capacità da parte dei ragazzi assolutamente inattesi. È stato lui stesso ad offrirci la possibilità in futuro di coinvolgere questi ragazzi in attività di avvio alla professione del giornalista, del pubblicista, in queste categorie, vedendo che c'è qualcuno che è esperto di fotografia, qualcuno che è esperto di moda. Insomma, è un mondo che si apre allo spettro autistico ed è quello che noi cerchiamo di fare. Ho fatto un parallelo anche durante la conferenza stampa. Così come era impossibile pensare di avviare al lavoro un ragazzo autistico per lo stabilimento di Amazon a San Salvo, ma ci siamo riusciti, allo stesso modo siamo certi che nel giro del tempo necessario troveremo delle persone che si formeranno per trasformare questa passione in lavoro. E questa è la sfida che vogliamo vincere e che vogliamo anche trasferire, perché tante sono le realtà che potrebbero dare il loro contributo, ma sono un po' bloccate, un po' congelate, un po' diciamo ferme dal non conoscere il nostro mondo. Quindi la rivista diventa lo strumento di comunicazione, di arrivo, di informazione, che attrae le curiosità e l'interesse delle aziende, e grazie ai giornalisti professionisti, a Stefano Pallotta, all'Ordine, sarà quanto prima insomma uno strumento di grande diffusione, ecco. Ecco, la sua risposta mi ha suggerito un'altra domanda al quale io tengo ad attaccarmi, ovvero come è la collaborazione, in che modo la collaborazione con altri enti, con altre personalità di spicco come quella che ha descritto precedentemente, può aiutare a sensibilizzare circa queste tematiche che oggi stanno appunto prendendo sempre più piede, fortunatamente, e che escono dal mondo del non conosciuto, ecco. Sì, possono fare molto, fanno effettivamente la differenza, però devono esserci due fattori. Allora, il primo, che devono esserci delle proposte progettuali concrete che danno un segno concreto. Quindi va bene tutte le iniziative, ma sono da preferire quelle che poi hanno un effetto produttivo, un prodotto finale che può essere una rivista, un'azione, un oggetto che lascia il segno, sia per i ragazzi coinvolti che per le famiglie e le realtà loro vicine. Il secondo elemento è le aziende, il tessuto sociale che ci circonda, che va interessato affinché ampliano la visione dell'autismo, perché molto spesso purtroppo siamo di fronte a delle persone che individuano lo spettro autistico con atipicità, e se si riferisce al film Rain Man piuttosto che a The Good Doctor, ha delle rappresentanze abbastanza rappresentative abbastanza schematiche, che sono molto lontane dalla realtà, perché i 12 ragazzi che scrivono, lo vedrete, avete visto la rivista, se andate a leggere i contenuti e vedete i loro visi, ognuno di loro è un mondo a parte, ognuno di loro ha delle competenze, e quindi dobbiamo arricchire la società del variegato mondo dello spettro autistico, e solo così ci possiamo avvicinare e possiamo costruire un percorso per loro. Questo fenomeno è già in atto da un po' di tempo e abbiamo un riscontro positivo da parte di diversi enti locali, comuni per esempio, ambiti sociali, ma anche la regione Abruzzo. In alcuni ambiti c'è una maggiore
attenzione verso il mondo autistico, molto più costruttivo rispetto a un recente passato. C'è ancora molto da fare, ma la direzione è ottima. Questo, permettetemi, mi dilungo, ma questo dà anche molte speranze alle famiglie, perché io ho una figlia di, a luglio compirà 29 anni, e quando è nata mia figlia e abbiamo avuto la diagnosi, l'autismo era una parola spettrale sconosciuta, e per tanti anni è stata dura il confronto nella vita reale. Oggi invece vivere questa realtà è comunque faticosa, pone delle grandi domande ai genitori, ma ci sono strumenti, ci sono informazioni, ci sono tante possibilità per essere aiutati e per aiutare i propri figli. Quindi è un andamento assolutamente gradevole. Questo mi ha ricordato un po', permettetemi una pillola un po' personale, quella che è la mia vita, diciamo, da un certo punto di vista, perché io ho una paralisi cerebrale infantile. E le persone, quando sentono la parola cerebrale, pensano che per forza sia connesso ad un danno cerebrale che magari mi ha causato una difficoltà cognitiva. Quindi è un marchio che molto spesso ho dovuto in qualche modo lottare per allontanare, ma non perché ci sia qualcosa di sbagliato, ma perché non era questo il caso. Sì. Quindi forse la comunicazione può fare anche molto da questo punto di vista. Quindi lei, cioè, togliere lo stigma. Ha parlato anche in maniera, secondo me, molto chiara di una di come la comunicazione, l'aumento della consapevolezza, ma anche il fatto che le aziende oggi debbano essere sempre più rispondenti a prendere, a capire le competenze delle varie persone, questo allontana da stigma e avvicina ad un mondo veramente inclusivo. Sì. Assolutamente, Maria, hai fatto un esempio perfetto, perché il peggior nemico è l'ignoranza, cioè quello di non sapere, che crea distanze e a volte fanno erigere dei muri. Il secondo problema che abbiamo noi è il tempo, il fattore tempo, perché quello che potrebbe essere fatto in poco tempo alla fine purtroppo si richiedono a volte mesi o anni. Però questa condizione è esattamente quella che noi cerchiamo di combattere, ecco, di diffondere. Sostanzialmente, con delicatezza e costantemente, cerchiamo di normalizzare le persone autistiche, le persone che affluiscono allo spettro. Ecco. E quando ci riusciamo abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi di mettere tutte sullo stesso livello. Ecco, a proposito di questo, io faccio una domanda molto concreta e pratica. Come si può, leggere questa rivista? Dove allora, si può trovare? Questa rivista verrà diffusa in dei punti, diciamo, nevralgici a livello regionale che stiamo individuando. Dobbiamo ancora capire qual è l'importo della spesa, perché è completamente autosostenuta dalla nostra associazione. Al momento non abbiamo contributi dedicati, stampare oggi costa molto, ma vorremmo arrivare in tutte e quattro le province. Oltre a questo daremo la possibilità di consultarla anche online sul nostro sito www.autismoabruzzo.it. Stiamo costruendo una sezione dedicata, e per chi vorrà sostenerci potrà anche fare una sorta di abbonamento, comunque ti lascio un contributo a sostegno della rivista. Questo è un pochino quello che stiamo facendo. Ci stiamo preparando per il numero 1, quindi abbiamo gettato questo seme con il numero 0, anche perché i ragazzi che lavorano da un anno erano molto ansiosi di vedere il prodotto finale e quindi di uscire allo giustamente, scoperto. Giustamente. Non li tenevamo più, abbiamo dovuto fare questa giustamente questa ci cosa. Vuole una buona dose di impazienza, vuol dire anche tenere a quello che si fa, quindi sì, e anche di coraggio. Voi trasmettete da Pescara, noi faremo presto una redazione replicata a Teramo e un'altra redazione a Pescara. Quando quindi su Teramo è questione di mesi, se non settimane, perché lo spazio l'abbiamo già. A Pescara dobbiamo semplicemente acquisire uno spazio dove saranno fatti gli incontri dei ragazzi. Alcuni dei ragazzi si collegano con noi da lontano, per tale modo, perché c'è Rostic che si collega da Vasto, c'è Francesco Liberato Scioli che a volte da Guardia Grillo piuttosto che dall'Aquila. Quindi insomma, una redazione, come dire, regionale in tutti i sensi. Siamo contenti, quando le cose si muovono intorno alla regione vuol dire anche che magari c'è un movimento, c'è collaborazione, quindi io credo che la collaborazione serva sempre per uscire dall'oblio,
su certe tematiche. Sì. Allora, esatto. Intanto, appunto, quando magari ci sarà la redazione anche qui a Pescara, torneremo magari a raccontarlo, insomma. Per ora ringraziamo davvero di cuore Dario Verzulli dell'Associazione Abruzzo Autismo Onlus. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori, sempre a disposizione per diffondere, aiutare e dare speranze. Grazie. Ce n'è tanto bisogno. Allora, intanto Maria, ricordiamo la nostra mail, radiosperanza@diocesipescara.it. Vedi, oggi ti ho tolto questa fatica del ricordare la mail. Ti ringrazio, guarda. Poi, insomma, il numero di SMS e WhatsApp, suggeriteci anche degli argomenti al 331-268-3300 oppure ci chiamate allo 085-497-7630. Poi ci sono i nostri social, già li sapete, Facebook, LinkedIn, Instagram. Che lo sguardo verso di me. Perché sono la persona un po' più social fra i due. E anche YouTube, però lo frequento più io YouTube, esatto, vedi? YouTube, sì, YouTube è tutto tuo. Vedi, uno a uno palla al centro. Certo. E niente, per il resto. Per il resto ci saremo alla prossima, ovviamente. Ci saremo sicuramente, sì. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo trasmesso Questione di sguardi a cura di Maria De Nicola.